La provincia di Pordenone fornisce numerosi contributi economici e servizi gratuiti per aziende, cittadini in crisi economica e occupazionale, persone svantaggiate. Chi cerca lavoro può partecipare a corsi di riqualificazione, stage e work experience retribuite finalizzate al reinserimento professionale. Disponibili anche contributi annuali fino a 30.000 euro per aprire una nuova attività, contributi che hanno già finanziato l'avvio di 150 nuove imprese. La provincia ha anche completamente rinnovato e potenziato la rete dei centri e sportelli per l'impiego. I centri offrono servizi efficaci e gratuiti di incrocio domanda e offerta di lavoro per candidati e aziende. In provincia di Pordenone, insomma, lo stereotipo collocamento pubblico uguale inefficienza è ampiamente smentito e i numeri lo dimostrano. Nel 2011 i centri hanno inserito nelle imprese 3.200 disoccupati, di cui 1.965 a tempo indeterminato. Per aiutare disabili e persone svantaggiate a trovare lavoro è stato creato il Comidis, servizio ad hoc per il collocamento mirato. Lo sportello a Villa Carinzia a Pordenone offre anche assistenza alle aziende per effettuare gli inserimenti obbligatori. Imprese, liberi professionisti e cooperative possono ricevere contributi fino a 13.000 euro per incentivare le assunzioni. Le tipologie di incentivi sono diverse e finanziano anche la formazione professionale. Per offrire alle imprese lavoratori qualificati a costo zero, vengono attivate e finanziate work experience e stage. Le aziende che cercano personale, inoltre, possono rivolgersi alla provincia per la preselezione gratuita dei candidati. Gli sportelli di assistenza familiare inseriscono nelle famiglie babysitter e badanti preparate e in regola. Le operatrici degli sportelli selezionano le assistenti in base alle specifiche esigenze familiari, curano gli adempimenti burocratici, forniscono informazioni su eventuali aiuti economici. Gli sportelli sono a Pordenone, San Vito al Tagliamento, Maniago, Spilimbergo, Fontana Fredda e Sacile. Disponibile per persone in momentanea difficoltà economica lo sportello microcredito. Concede prestiti fino a 2.000 euro senza interessi per spese urgenti riguardanti casa, salute, istruzione. Agli invalidi con reddito inferiore ai 30.000 euro viene rilasciata una tessera quinquennale che dà diritto a sconti sui trasporti pubblici in tutta la regione. Ogni anno la provincia assegna alle famiglie contributi per spese di trasporto e libri di testo degli studenti iscritti alle scuole superiori. Lo sportello Europe Direct fornisce a cittadini, studenti e aziende consulenza e informazione su finanziamenti, programmi e opportunità di studio e lavoro all'estero.